Serena e Arturo sono fidanzati da 5 anni. Serena è di Napoli, ma si è trasferita a Roma per fare l'estetista. Arturo, invece, è un programmatore informatico e web designer. Il loro è stato amore a prima vista, durante la festa di laurea di Arturo. Io appena l'ho visto sono rimasta folgorata perché avevo subito captato nel suo sguardo che c'era qualcosa di diverso. Non era come gli altri ragazzi, come dire, bastardo. Lui mi ispirava fiducia. La guardavo e vedevo proprio questi occhi belli. Sai quando guardi una persona e capisci che è quella persona, no? Che è la persona giusta. Non saprei dirti perché, ma lo sentivo e basta. Quella sera Arturo mostra subito a Serena il suo punto debole. È vero, l'atmosfera, il vino, e stavamo occhi negli occhi e mentre parlavamo all'improvviso plaf! Ho fatto una figuraccia assurda perché praticamente mi sono accasciato sulla sua pancia perché non riuscivo veramente a stare in piedi. Se ci penso ancora oggi mi viene solo da ridere. Ho una tolleranza bassissima all'alcol. Da lì comunque io subito l'ho portato a casa mia. Da quella notte Arturo e Serena non si sono più lasciati e ora sono una coppia molto affiatata. La nostra convivenza è andata bene da subito. Sono molto chiuso, non sono proprio il massimo della socialità, però lei è riuscita proprio a farmi parlare tanto, a farmi aprire. A me piace molto cucinare. Io da napoletana, logicamente, posso vantarmi di essere molto brava. Quando tornavamo la sera entrambi ci raccontavamo le nostre giornate con un bicchiere di vino, con una cenetta. Era il nostro rifugio. Io ho questa passione per i robottini, no? Io li produco, li fabbrico con qualunque materiale ho sotto le mani. Ci perdeva le ore, cioè ci perdeva proprio la testa, proprio un ragazzino a farsi i robottini. Andava tutto in modo perfetto, in modo tranquillo. Neppure il lockdown causato dalla pandemia mette in crisi la coppia, che invece vacilla per il più classico degli argomenti. La vedevo molto spesso sfogliare appunto riviste di location matrimoniali, di abiti da sposa. Io avevo praticamente classici sogni che mi vedevo con questo abito bianco, entrare nella navata centrale di una chiesa. All'inizio ero un pochettino preoccupato perché non mi sentivo pronto, forse. A un certo punto mi sono cominciato ad abituare all'idea. Stiamo bene, è un bel rapporto. Ho detto perché no. Finito il lockdown, Arturo inizia ad andare al lavoro in bicicletta. E a un semaforo rosso la sua vita cambia direzione. Ho subito notato questa ragazza bellissima, con questi occhi scuri, questi capelli mossi. Miriana è un'artista circense. Con la pandemia il suo circo è stato chiuso e lei si è dovuta reinventare un lavoro. Io sono rimasto proprio abbagliato da questa bellezza. Hai presente i bambini quando guardano lo spettacolo del circo, magari non lo so, un'acrobazia oppure gli animali? Ok, lui era un bambino. Al semaforo le persone sono chiuse nelle loro auto, chi parla al telefono, chi finge di non guardarti. Arturo invece, con lui è stato diverso. Praticamente non mi sono manco accorto che fosse scattato il semaforo, cioè sono rimasto proprio lì imbambolato di fronte a lei come un pesce. Ho tirato fuori tutto quello che avevo dalle tasche. Ha farfugliato qualcosa, non lo so, mi ha dato dei soldi. Si vedeva che avrebbe voluto fare di più. Ha capito che ero particolarmente colpito. Poi era anche carino, devo dire.